vediamoli all'opera. Dico, a me sembrano sempre gli stessi nomi che girano sul panorama delle grandi aziende di Stato italiane. Questo è il vero tema. La vera rivoluzione la fai cambiando i nomi, perché se hai l'esigenza di cambiare, evidentemente significa che qualcosa prima non andava, oppure ritieni di andare oltre. Quindi il coraggio che ci vuole non è sui singoli nomi o su quello che hanno fatto fino ad oggi, ma se vuoi cambiare veramente, verificare quali sono nel nostro paese quelle personalità, quei tecnici, quelle persone che sono in grado di guidare aziende di Stato di queste dimensioni. Questo è il tema, se lo vuoi rivoluzionare. La paura è questa sorta di rotazione, no? È come quando vai in una pubblica amministrazione. Fai la rotazione tra i dirigenti, ma sono sempre gli stessi dirigenti che poi comunque gestiscono le cose. Ecco, se vogliamo rivoluzionare, io non credo che in Italia ci siano soltanto sempre 10 persone competenti su tutto. Probabilmente ce ne sono tante altre, ma magari vanno individuate anche attraverso un esame di curriculum, attraverso quello che può essere un concorso pubblico dove i cittadini italiani di grande competenza, anche residenti all'estero, perché molti dei più competenti non sono rimasti in Italia ma sono andati all'estero, abbiano lo stimolo per poter rientrare e portare il loro know-how nelle nostre grandi aziende italiane. Questo è il tema vero. Dico, quindi, se la rivoluzione la dobbiamo fare, e noi siamo per farla, e quindi speriamo che Renzi la faccia, facciamola fino in fondo. Poi che Renzi sia intervenuto per fare le nomine, vabbè, se c'era un altro al suo posto l'avrebbe fatto l'altro, non cambia nulla. Quindi è evidente che oggi è necessario, perché ci sono le scadenze, fare le nomine. L'importante è farle nel miglior modo possibile. Allora,